bastardi, assassini, fighi puttana! Ciao Felice. Come mai che ha divisa? Picchi fra mensura su ogni servizio. E la mamma come sta? In pena, come sempre. In pena? Per me o per te? Per tutte e due. Anzi, tieni, queste te le manda lei, sono dolci. Superiore, che andiamo contro le regole, eh? Eh già, ti ande controllano, eh? Si vede che di me si fidano. Si vede che loro usano, che tu non facessi mai scappare uno come a mia. Pure che sogno tuo frate. Sente, pezzi miei, da. Un ciavaglio tenia per carinza, ti ci sei spinto da solo. Ma che tu fici fare? Si vede che gli era destino. Un frate santo e l'altro demonio. E con chi si mette come zio un culo? Pezzi miei, don fanno! Non hai rispetto per nulla! E neanche merito il mio di disprezzo! Tu mi devi portare rispetto! Io vai mantenuto a tutti voi altri. Grazie a me ora potete vivere con dignità. Sa divisa capolti e perché io ti feci studiare. Ma stare attento, Saro. A stare attento. Perché la pistola che tieni, senza tuo frate, poteva sparare dalla parte sbagliata. Tu capisti? Caca te sbagli. Picchi tuo picciole. Un anno si butto mai a niente. Su tutta casa sai bate. Anzi, per ne scicca, ti impicci con la faccia. Picchia mamma scubato come una siepe. Ora sogno io che mi occupo di idda e devo avere. Tu capisci? Ah, Saro, va a fare un favore. Tu che dentro c'hai bene ricchio. Superiore, il colloquio è finito. Terenzi Di Meo Ligresti, controllate qua. Assassini, fighi puttana! Di Venanzio, Di Venanzio, posso chiamare la centrale? No. Che significano? Ti ho detto di no, senza discutere. Ma io ho il dovere di... Il tuo dovere è obbedire ai miei ordini. Di Venanzio, ma io credevo che... Non c'è la centrale! Le fotte sta male, oh! Resti, fermati appena puoi. Un po' d'acqua, per favore. Il termos si svelta. Ti serviranno dei professionisti. Dimmi dove e quando. Vi devo parlare. Adesso sapete come sono andate le cose. Ragazzi, mi dispiace che sia capitato proprio a voi. Io invece sono contento, dottore. E Gresti, ti voglio calmo come tutti gli altri. Io sono come sono. Sì, lo so. Magari ragiono più con le palle che con la testa. Ma su di me puoi sempre contare. E poi t'ho visto stamattina come sparare. Pure tu tieni palle. Ma pure io ti agno, capisci? Palle non servono per scaricare addosso questo a un cristiano. Dobbiamo andare. Si fermi. Fermatevi, ho detto! Accosta. Questi agenti sono dei dilettanti, l'ha capito anche lei. Dilettanti a chi? Di Venanzio, dobbiamo stare a sentire le minchiate di questo qua ancora per molto. Sono pronto a rimetterci la vita per lei e per sua figlia. Non le basta questo? No, non le basta! Bastardo! I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua, pezzo di merda! Ragazzi, basta! Io sono la rete che lo sta portando a galla. E voi? E noi chi siamo? I tonni? Sì, i tonni che gli stanno attorno. La rete, i tonni? Ma di chi minchia stiamo parlando? Di Venanzio, ma chi comanda qua? L'hanno mandato apposta con questi giovani pesciolini. Ti vede che era sacrificabile. Non ammazza questo bastardo! Ma che te credete essere? Tanto detto! Qui Falco. Finanzieri. Io esco un attimo. Che cazzo fai? State calmo, lo ammazzo! Avanti, pezzi in merda! Che questo è il momento che aspettavo, spara! Butta quella pistola, scemoni! Vedremo se tieni i palle, ragioniere, spara! Che cazzo fai, Ligresti? La fonte, butti quell'arma! Totti fermo! Dimmi però. In macchina, forza, in macchina! Antipasto misto per tutti? Faccia lei, grazie. E con gli antipasti? Posso? Dimmi. Io sì, io speravo, credevo che potevo continuare il viaggio. Mi dispiace, Ligresti. Telefono, l'ho lasciato a macchina. No, proietti, ci penso io. Sei contento, Leo Fonte? I tonni lasciano il posto ai professionisti. Pronto? Pronto, sei Di Venanzio? No, sono Ligresti. Sei della squadra? Sì, e lei chi è? Zangardi, abbiamo subito un attentato mentre venivamo da voi. Là non ci dovete arrivare da soli. Terenzi, siamo stati traditi, seguimi!
Al mio tre. Uno. Due. Tieni paura. Scalia può pagare tanti killer da riempire tutte le ferrovie dello Stato. E chi è il Papa? Tiene tanti soldi che può comprarsi tutto e a tutti. In che senso? Hai misura tutto col denaro, vero, la fonte? Ecco il motore di tutto, ragazzo mio. E lei pensa che esista una cifra capace di renderla quello che le hanno tolto? La notte di Sant'Agostino. Quante? 100.000. Mi fa una ricevuta, per favore? Oh, Marco. Giù la fonte! Si sente il botto. E la fonte! Hai visto come muore un donno! Ragazzi, dobbiamo scendere. Tieni, premo! Terenzi, prendi sto mio! Di Venazio, il tuo giubbotto! Digressi, dai, che cazzo fate? Piano d'emergenza!